cari amici, buonasera. Era un po' di tempo che non mi vedevate nel mio ufficio del bosco, nel bosco fatto di un bellissimo tavolo fornito dalla comunità montana, tavolo fatto, presumo, di massello e di castagno. Perché sono ritornato? Perché accendendo la televisione, una delle poche volte che lo faccio, mi sono scompisciato dalle risate. Ho visto il premier, non mio non, e nemmeno nostro, ho visto il premier che è volato nell'isola di Lampedusa, volato con una pletora intorno di, forse ce ne volevano due, di aerei, e dove in questa isola di Lampedusa, esasperata non per questi poveri disgraziati, esasperata dall'abbandono nella quale è stata lasciata dall'esecutivo. E dicevo, avevano preparato tra l'altro un piccolo comitato, i lampedusani, per poter esporre le loro lamentele, eccetera. A questo comitato è stato impedito di parlare. Anche questo è un bel segno di democrazia, caro il nostro premier. Dicevo, la barzelletta. Per placare, per blandire questa gente esasperata, ha tirato fuori la più grossa cazzata degli ultimi anni. Veramente questa è da question time, e questa è da porre, come dire, sui giornali, come per partecipare alla barzelletta più penosa, meno ridicola, più grottesca di tutto. Ha detto: proporrò l'isola di Lampedusa e i suoi abitanti come al premio Nobel della pace. Caro premier, lei deve proporre il popolo italiano come premio Nobel per la pace, per tutta la sopportazione e per tutta la pazienza che abbiamo avuto finora nei suoi confronti, nei confronti suoi e dei suoi accoliti. Abbiamo un ministro degli esteri che sta facendo delle figure ridicole. Abbiamo uno staff dell'esecutivo che sta sgattaiolando da una parte all'altra pur di dover dare delle risposte. Abbiamo avuto una riunione dei quattro della terra, eravamo cinque, però l'Italia ora è stata accantonata. Perché? Perché hanno considerato Berlusconi inaffidabile, e siccome Berlusconi è il premier dell'Italia, si transeatte, l'Italia è inaffidabile. Questo grazie a lei. E poi hanno cercato l'esecutivo di minimizzare una teleconferenza. Avete capito? L'Italia è nell'ultimo gradino della, come dire, della credibilità. E si stanno domandando tutti, leggete i giornali stranieri, collegatevi via internet, ci sono le traduzioni italiane della BBC, del Paese, dei giornali più importanti del mondo, il New York Times, eccetera, e vi renderete conto a che livello siamo arrivati di degradazione. E tutti nel mondo non capiscono come un'Italia e gli italiani, che sono portatori di culture millenarie, possano ancora continuare a sopportare questa storia. Usque tandem abutere, pazienza nostra, Catilina